Jam TV. Da Alamo Square, uno dei punti più panoramici, più suggestivi di San Francisco, per raccontarvi la seconda giornata di Hardly Strictly Bluegrass, una giornata che ha rappresentato per molti versi il clou della manifestazione, forse con i nomi più importanti, più popolari e anche più amati, a cominciare da Graham Nash, che qui a San Francisco ha vissuto e che con Crosby and Stills ha dato vita forse a una delle più grandi storie della West Coast americana. Nash ha fatto uno spettacolo bellissimo, l'abbiamo visto a Milano, sostanzialmente lo stesso tipo di show con Shane Fontaine alla chitarra, con canzoni amatissime dal pubblico che ha cantato in coro Our House, Chicago o ovviamente Teach Your Children. The English Army had just won the war. Prima di lui, negli altri palchi si erano alternati personaggi molto amati del genere americana come Buddy Miller o Steve Earle and the Dukes, ma a noi hanno impressionato molto i Los Lobos, che hanno fatto una performance davvero scoppiettante con entusiasmanti reazioni da parte del pubblico. A modo loro i Gomez, gruppo inglese che ci eravamo un po' persi ma che abbiamo ritrovato piacevolmente in forma sul palco del Towers Gold Stage. Dall'altra parte del palco invece ha avuto luogo forse il set più interessante, più stupefacente di tutta la manifestazione, è quello comandato da Don Woos, producer discografico, performer e contrabbassista extraordinaire, che però vi racconteremo separatamente perché vogliamo lasciare spazio anche alla ricchissima compagine tutta al femminile che ha impreziosito il festival nell'edizione di quest'anno, a partire da ragazze che stanno emulando in qualche modo la grande saga delle Dixie Chicks, che sono Waylon Jennings, che sono piaciute moltissimo, il trio I Am With Her con Sarah Gerrards, Aoife O'Donovan e la bravissima Sarah Watkins, violinista, cantante davvero strepitosa. Per finire poi con una delle grandi nuove regine del songwriting americano, la sempre bravissima Annie DiFranco, che ha entusiasmato il pubblico e l'ha trascinato, soprattutto quello femminile, in invocazioni a volte davvero di tipo sociale e politico. Insomma, una giornata davvero ricca di eventi e che nuovamente stupisce anche dal punto di vista della qualità dei suoni. Da qualsiasi parte voi vi troviate, anche di fronte ai palchi che ospitano poi 20-25 mila persone, si sente davvero benissimo e si vede altrettanto bene. Se però siete fortunati o avete questi pass e riuscite ad andare proprio sotto il palco, come è successo a noi.